In una piccola cittadina vicino a Napoli, chiamata Casoria, nacque un bambino destinato a diventare un grande santo. Si chiamava Arcangelo Palmentieri, ma il mondo lo avrebbe conosciuto come San Ludovico da Casoria. Fin da piccolo, Arcangelo mostrava un cuore gentile e un desiderio di aiutare gli altri, ma la sua vita prese una svolta decisiva all'età di 18 anni quando, lasciata l'officina del falegname, sentì la chiamata a dedicarsi a Dio entrando tra i frati minori. La sua vita, all'inizio, seguì il percorso di molti religiosi. Studiò filosofia e matematica e divenne insegnante. Ma un giorno del 1847, mentre pregava intensamente nella chiesa di San Giuseppe dei Ruffi a Napoli, San Ludovico ebbe un'esperienza mistica che cambiò per sempre il corso della sua esistenza. Sentì una voce interiore che lo spingeva a dedicarsi totalmente al servizio dei più bisognosi. Da quel momento la sua vita fu un ininterrotto atto d'amore verso gli ultimi, i dimenticati, i sofferenti. Con coraggio e determinazione, San Ludovico fondò numerose opere di carità. Creò asili per bambini orfani e poveri, case per anziani abbandonati, scuole per l'educazione gratuita dei giovani meno fortunati. Ma non si fermò qui. Si dedicò anche alla lotta contro la schiavitù in Africa, riscattando schiavi e promuovendo la loro educazione e reinserimento nella società. La sua vita fu un faro di speranza per molti, un esempio luminoso di come l'amore possa davvero cambiare il mondo. La sua fede in Dio e il suo impegno incrollabile verso il prossimo gli valsero la beatificazione da parte di Papa Giovanni Paolo II nel 1993 e infine la canonizzazione da Papa Francesco nel 2014. San Ludovico da Casoria ci insegna che non è mai troppo tardi per cambiare vita e dedicarsi al bene degli altri. La sua storia è un invito a guardare al mondo con occhi nuovi, a vedere nel volto di ogni persona, soprattutto dei più bisognosi, un fratello da amare e sostenere. La sua eredità vive ancora oggi, ispirando innumerevoli persone a seguire il suo esempio di carità, umiltà e amore incondizionato. Ti invito calorosamente a iscriverti al nostro canale per darci supporto e permetterci di continuare a creare nuovi video che condividono storie ed esperienze ispiratrici. La tua iscrizione è un prezioso sostegno che ci motiva a condividere più contenuti di valore e a diffondere messaggi di speranza, fede e crescita personale. Grazie di cuore.